ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Il Covid è ancora una sfida aperta. Ce lo dicono i dati di questi giorni con una continua ripresa del numero dei contagi. D'altra parte, ogni volta che la curva cresce, gli ospedali si attrezzano per poter ricevere le persone, anche se la percentuale di ricaduta sui presidi sanitari è più limitata rispetto al passato. La direttrice generale, Asur Marche, dà la sua interpretazione al fenomeno. I contagi tornano ad aumentare e questo è il frutto sicuramente della liberalizzazione, se così si può parlare, per quanto riguarda la vita quotidiana. Non abbiamo più obblighi, ma dobbiamo avere la responsabilità di continuare ad essere attenti con l'utilizzo delle mascherine quando siamo in assemblea e con la disinfezione continua. Siamo in una fase diversa e abbiamo strumenti diversi per gestire la pandemia. Insomma, se dovessero servire posti letto, saremo pronti. I numeri, fortunatamente, pure anche se sono alti, determinano un numero di ricoveri ancora abbastanza contenuti, ma stanno aumentando. Per quello che riguarda l'ASUR, ogni giorno abbiamo da 10 a 15 ricoveri in più rispetto a quelli che è il giorno precedente, per cui mi raccomando di stare molto attenti perché è un momento molto delicato. Il virus circola e circola ovunque. Il periodo di incubazione è un pochino più breve, per cui l'effetto degli assemblamenti li vediamo abbastanza rapidamente e quindi un segnale di libertà con un segnale di attenzione. Quindi questo significa che se le limitazioni non si modificheranno, i contagi continueranno ancora ad aumentare per quest'estate? Beh, diciamo che quest'estate l'aumento della temperatura non è stata sufficiente al contenimento, però se noi confrontiamo con i dati dello stesso periodo dello scorso anno, dove c'era comunque delle limitazioni, è normale che ci sia un aumento, però i numeri stanno crescendo, sì. Arriverà il nuovo vaccino? Speriamo breve. E per il mese di ottobre la quarta dose? Sicuramente la quarta dose, non necessariamente si deve aspettare il mese di ottobre, richiamo tutti gli anziani e tutti i fragili a farla prima del mese di ottobre.